C'è una parola che non è ancora stata pronunciata. Quale? Fino ad ora: mafia. Mafia, cioè la criminalità. Anzi, se siamo poi in campagna dovremmo chiamarla camorra. Camorra. È chiaro che tutto si spiega solo se si inserisce questo tassello nel mosaico. Altrimenti uno stato così di illegalità diffusa, che dura da così tanto tempo, non è solamente una questione di abbandono da parte dei cittadini dei rifiuti, dei copertoni e cose del genere. C'è un sistema criminale alle spalle, che è lo stesso sistema criminale che produce in nero, che utilizza il lavoro in nero, che produce gli scarti e produce e utilizza poi anche i soldi facendo business sulla gestione dei rifiuti, che poi anziché essere smaltita finisce accumulata e abbandonata nella campagna. Ecco, è chiaro che a questo punto bisogna porsi la domanda: come intervenire? Bisogna intervenire a partire dalla legalità. Trovo paradossale alcune riflessioni fino adesso sentite, perché tanto al nord, quanto al centro, quanto al sud, in tutta Italia c'è gente che lavora, paga le tasse e fa impresa. Qui non è questione di sud o di nord, qui è questione di legalità. Stare nella legalità e produrre è possibile in tutte le parti d'Italia, bisogna però che chi è in illegalità sia perseguito severamente. È ovvio che nel momento in cui viene tollerato, quantomeno c'è una mano che non riesce ad essere forte con chi è prepotente, in questo caso con la mafia, con la camorra, e il sistema alla fine continua a nutrirsi di quella debolezza dello Stato. Lei dice che il problema principale è la criminalità organizzata, in questo caso. Vede, il Sud ha drenato in tutto il paese centinaia di miliardi di vecchie lire, e attualmente, se non si può parlare di euro, sarebbe lo stesso.